Ultimo atto dei playoff di Serie C 2023. Lecco e Foggia si giocano negli ultimi 90 minuti della loro lunghissima stagione la promozione in Serie B. Per i blucelesti un appuntamento con la storia, la cadetteria manca da 50 anni. I ragazzi di mister Luciano Foschi partono avanti di un gol grazie alla vittoria per 2-1 allo Zaccheria. Quelli di Delio Rossi, caricati dall'ambiente dopo la partita di Foggia e i mille veleni che sono seguiti, hanno intenzione di giocarsela con il coltello tra i denti. Foschi sceglie il 3-5-2, torna l'acciaccato Battistini e Capitan Giudici dopo la squalifica. Splendide immagini di Lecco dal drone, Rigamonti Ceppi ovviamente tutto esaurito, 4.995 gli spettatori più di 800 gli ospiti, arbitra Di Marco Di Ciampino. Parte fortissimo il Foggia, lancio lungo nell'area lecchese, Bjarkason stoppa, se la porta sul sinistro, calcia e la palla in rete. Ospiti in vantaggio al quarto minuto. Buco della retroguardia bluceleste, ne approfitta Bjarkason, Melgrati è battuto, i Satanelli mettono subito i conti in pari con l'andata. La tensione si fa sentire, per la prima mezz'ora di gioco non è il solito Lecco. Cross al centro, ci arriva Ogunseye, palla fuori, enorme chance gettata al vento dall'attaccante rossonero. Riflette mister Foschi in panchina, Buso prova a scuotere il Lecco, grande azione in area foggiana, chiude la difesa. Calcio d'angolo per il Lecco. Girelli ributta palla al centro, ci arriva Bianconi che cade a terra. Per l'arbitro è tutto regolare, ma le immagini evidenziano il netto contatto tra Bianconi e Ogunseye, che nel tentativo di rinviare palla rifila un calcio al polpaccio del difensore lecchese. Il VAR richiama Di Marco all'on field review. Dopo aver visto attentamente l'azione al monitor, l'arbitro assegna calcio di rigore per il Lecco. Sul dischetto Lepore, palla in rete, pareggio dei blucelesti. Forte angolato il penalty calciato da Lepore. Nulla da fare per Dalmasso. Gol importantissimo per il Lecco che si scrolla di dosso la paura. Pio e Amedeo in tribuna non la prendono bene. Nel finale del primo tempo, tentativo a volo di Schenetti. Palla deviata in angolo. Nella ripresa si vede un altro Lecco. Ci prova Buso, Contec fa muro. Pericolo scampato per il Foggia. Bella palla in profondità per Garattoni che salta Lepore e conclude in porta. Tiro alto. Iniziano i cambi, entra Lacti per Galli, poi anche Dudu per Buso, i Satanelli ci provano appoggio al limite per Bjarkason, para Melgrati, arriva Beretta che di tacco non riesce a indirizzare verso la porta, rimessa laterale di Giudici per Dudu che conclude di sinistro, Dalmasso respinge male poi smanaccia, arriva Lacti, tiro, palla in rete, vantaggio dell'Ecco, Lacti punisce il doppio errore del portiere foggiano, delirio blu celeste, a 12 minuti più recupero dalla fine, ora gli ospiti servono due reti per pareggiarla, rivediamo la bella conclusione di Lacti. Il Foggia tenta disperatamente di reagire, cross sul secondo palo, arriva Rizzo, straordinario Giudici che salva tutto e fa ripartire i suoi. Delio Rossi vede allontanarsi il sogno promozione, palla in profondità di Stanga per Lepore che salta dal masso con un pallonetto, la porta è vuota, Lepore, la palla in rete, 3-1 dell'Ecco, può iniziare la festa promozione, straordinaria azione di Lepore, grandissimo protagonista di queste finali playoff. Tre reti in due partite, altra indecisione fatale del portiere foggiano. Ora può esplodere la gioia dei tifosi lecchesi, spuntano gli striscioni celebrativi sugli spalti. Si aspetta solo il triplice fischio. È finita, 18 giugno 2023, è storia al Rigamonti Ceppi. Il Lecco è tornato in Serie B.